Amici di News F1, buonasera da Massimo Zecchinelli, benvenuti, anzi bentornati a Paddock News, perdonatemi. Prima puntata per quanto riguarda la stagione 2022 appena iniziata con i tre giorni di test a Barcellona. Stasera abbiamo con noi due ospiti d'eccezione, l'ingegner Werner Quevedo, che voi già tutti sicuramente conoscete, esperto Buonasera, di buonasera a tutti. macchine. E un altro ingegnere che credo non abbia bisogno di presentazioni, ma visto che prassi vuole che si introducano tutti gli ospiti, con noi, un grande onore, l'ingegner Luigi Mazzola. Buonasera, ingegnere. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, come dicevamo in apertura, è iniziata ufficialmente la stagione 2022, stagione ricca di cambiamenti regolamentari, tecnici chiaramente, un vero e proprio stravolgimento rispetto a quello che eravamo abituati a vedere fino allo scorso anno. I test di Barcellona, i test in sé per sé non sono mai dei test molto probanti, non lo sono stati in questi ultimi anni di dominio McLaren, ancor meno lo possono essere in una nuova era che vede il 2022 appunto iniziare. C'è chi parla molto bene della Ferrari, che comunque ha percorso indubbiamente la distanza in 3 giorni circa di 6 Gran Premi, quindi sul lato affidabilità siamo sicuramente sul punto giusto. Lei, ingegnere. Ingegneri, cosa pensate di questa 3 giorni di test? Se c'è qualcuno che vi ha sorpreso in particolare, in positivo o in negativo, se magari c'è sempre qualcuno che fa un po' di pretattica e i primi giorni si nasconde. Parte? Parto io? No, prego, prego. Ok. Allora, beh, direi che è un test che, a dire la verità, mi sembra che non vedo una macchina tipo la Brown del 2009. Cioè, non mi è parsa una cosa di questo genere. Non c'è una macchina, chiamiamola, che abbia fatto un team che abbia fatto una dragata tale per cui. Hanno spinto molto poco, secondo me, per tanti tanti motivi. Prima di tutto di sicurezza, perché quel problema di proposing che si è presentato non è banale. Non hanno spinto neanche più di tanto sulle gomme, secondo me. Quindi sono stati tutti abbastanza tranquilli per cercare di capire la macchina, per cercare di trovare un po' di affidabilità, perché comunque le macchine sono diverse, quindi rispetto all'anno precedente, come allestimenti, come cooling, quindi disposizione dei radiatori, un po' tutto, no? Cioè, quindi anche se la power unit è rimasta quella, se non con la benzina e biologiche, però tutto l'allestimento dell'interno è cambiato, quindi cercare dell'affidabilità era l'obiettivo numero uno, secondo me, da parte dei team. Sulla prestazione, secondo me siamo ancora in alto mare, a capire effettivamente cosa, sia noi che la guardiamo dall'esterno, ma secondo me pure loro, perché è talmente, diciamo, diversa la situazione che devono andare step by step. Sarà un continuo durante l'anno capire sempre di più queste macchine. Che non saranno semplici, non sono semplici, perché l'effetto suolo, macchine pesanti, sono difficili da settare come setup. Poi ci mettiamo anche i cerchi 18 pollici e quindi il tutto viene condito, diciamo, Alla grande. decentemente, esatto, decentemente per creare un po' di confusione. Sì, diciamo Werner? che questi test serviranno per l'affidabilità ed è un peccato che Haas e Alfa Romeo abbiano avuto grossi problemi di affidabilità. Però tutti gli altri team non ce l'aspettavamo, ma è andato abbastanza liscio. Qualche problema c'è stato per tutti, praticamente, tranne che per Ferrari. Però diciamo che l'affidabilità c'è stata da parte di tutti. È anche vero che le temperature erano molto basse e le vesti delle Formula 1 erano abbastanza chiuse, tant'è vero che nelle seconde e terze giornate sono apparse sfoghi d'aria che inizialmente non c'erano. E chiaramente questo era un primo setup di vettura che poi dopo andrà a evolvere durante la stagione, perché si dovevano provare un po', si doveva trovare la vettura base, che poi dopo servirà come punto di riferimento per gli sviluppi di pista in pista. Quindi si è trovata una configurazione zero che poi dopo servirà per i setup, in base alle piste in cui si andrà. Chiaro. Restando sempre in tema di regolamento 2022, escludendo l'effetto suolo, che è un po' il ritorno al futuro perché l'abbiamo già visto nella storia della Formula 1, l'altra grande rivoluzione riguarda le gomme.
gomme che passano a essere a 18 pollici con una spalla ribassata, aumentano le dimensioni. È un po' una vera e propria evoluzione anche questa. Ingegner Mazzola, lei che sicuramente nel corso della sua lunga carriera ha vissuto anche stravolgimenti regolari come quello che stiamo vivendo nel 2022, come andranno ad impattare queste nuove gomme, queste nuove coperture sulle prestazioni, sul modo di lavorare e se anche lei nel corso della sua carriera rivede un qualcosa di simile in un cambio regolamentare che ha vissuto sulla pelle. Mi viene in mente ad esempio nel 2005 quella follia per cui le gomme dovevano durare un intero Gran Premio e si potevano sostituire solo in caso di foratura. A distanza di 17 anni forse si può dire fatta ad hoc per dare un po' di fastidio alla Ferrari dominatrice dell'epoca. Direi proprio di sì. Allora, sulle gomme, sì, è una bella, diciamo, un bel cambiamento. Nello stesso tempo Pirelli ci ha messo un po' una pezza sopra, perché comunque non c'è tanto questa diminuzione di spalla, perché comunque hanno aumentato le dimensioni delle ruote per avere più aria, perché sostanzialmente quello che serviva loro è avere più aria, che poi è quello che sostiene il tutto, quello che dà la forza per sostenere la macchina, il carico e via. Quindi da quel punto di vista lì è una via di mezzo tra quello che se uno si immaginava da 13 pollici a 18 pollici e avendole aumentate di dimensione è una via di mezzo. Comunque c'è un cambiamento perché a livello anche di sospensione bisogna tararsi perché adesso la rigidezza diventa essere più elevata da parte dei pneumatici. Non so di quanto, però è più grande, quindi anche le sospensioni vanno riadattate, che comunque nel 13 pollici la vera sospensione per certi versi era il pneumatico, perché era l'elemento più debole a livello di rigidezza. Sono due molle in serie, il pneumatico e le vere molle diciamo, della sospensione. Come tale, in questo momento, se la molla diciamo, del pneumatico diventa più dura, bisogna in qualche modo reagire per avere comfort, per avere ride sui cordoli, per avere il controllo delle altezze e tutto, bisogna lavorare anche su quello che sono le sospensioni normali. Secondo me non hanno tirato perché non ho sentito nessun, cioè perlomeno non ho letto devo dire che non sono rimasto abbastanza distaccato per il mio lavoro, ma non ho letto di problematiche di gomme, quindi ho come l'impressione che non abbiano spinto più di tanto. Sono macchine molto più pesanti queste, sono 795 kg senza benzina, quindi secondo me tutte le macchine sono sovrappeso, perché comunque è talmente, diciamo, grande la rivoluzione che è stata fatta che sono abbastanza, cioè sono qualche chiletto sovrappeso e dovranno lavorare per cercare di tornare ai livelli di essere sottopeso. C'è un altro elemento che è abbastanza, cioè passa in sordina, ma quando ho visto un po' i nuovi regolamenti mi ha lasciato, cioè mi ha fatto pensare che hanno allargato la forbice della weight distribution, quindi adesso va da 44,5 a 46, che è un bel range, non è piccolo come range, quindi anche lì di come le macchine, come i progettisti hanno in qualche modo fissato quel valore, di stare dentro in quel range, andrà a impattare poi quello che è il consumo, la prestazione, il consumo delle gomme. Quindi, cioè, non ho visto grandi problemi di gomme, però secondo me prima o poi escono fuori quando cominceranno effettivamente a spingere più di tanto, cioè a mettere a posto la macchina e a spingere, perché possono essere macchine veramente molto veloci e soprattutto pesanti e veloci, e quindi le gomme si faranno sentire da quel punto di vista lì. È una bella Esatto, rivoluzione, è una rivoluzione dentro la rivoluzione, cioè, sinceramente. Inaspettata, no? Alla fine, anche secondo me, da parte dei team, nel momento in cui sono andati in pista, si sono trovati in qualche cosa colpi di sorpresa. è abbastanza. Però vuoi o non vuoi, poi nei prossimi test, visto che saranno gli ultimi, salvo clamorosi ripensamenti, dovranno spingere comunque un po', dovranno provare a trovare la velocità e cercare la prestazione negli ultimi test, altrimenti si presenteranno poi al via con un ulteriore punto interrogativo.
Sì, ci proveranno, ma è uno spingere nel non spingere, secondo me. Cioè, è uno spingere su una conoscenza non così spinta. Quindi ci provi, tiri via benzina, metti full power, la tua power unit e via. Ma sarà una gradualità di prestazione che verrà durante l'anno, proprio perché i tecnici, i piloti, non dimentichiamoci anche i piloti, capiranno sempre di più cosa hanno in mano e quindi andranno a ottimizzare. In parallelo ci sarà anche lo sviluppo, anche se c'è il budget cap, c'è tutto questo, però ci sarà anche in parallelo uno sviluppo, quindi è uno spingere a Bahrain che secondo me non dirà tutto. Se ci sarà un team che sarà più veloce, i primi quattro, i primi tre, non penso che saranno i primi tre poi anche a metà stagione, ecco, non è che non penso, potrebbe essere cambiato che a metà stagione non siano quei tre. Certo. Werner? Beh, allora, intanto c'è da dire che le sospensioni che l'anno scorso avevano anche un compito, non essendoci il fondo con il tubo Venturi, dovevano mantenere il posteriore alto per l'assetto rake. Adesso tornano un po' a fare il loro mestiere, cioè quello di tenere il fondo più parallelo possibile al suolo e smorzare tutti i disturbi che vengono dai cordoli, eccetera, eccetera. Quindi le sospensioni tornano a fare il lavoro delle sospensioni, perdendo l'aiuto della gomma, appunto. Per quanto riguarda le vetture che vedremo in Bahrain, c'è da ricordare che subito dopo i test ci sarà la gara sempre in Bahrain, quindi sarà proprio un lungo avvicinamento alla gara. E secondo me vedremo molte modifiche a tutte le vetture. Si è parlato di una Mercedes B, perché amano rievocare sempre quello che è successo negli anni passati, ma io penso che vedremo molte vetture tra virgolette B, perché in realtà sarà uno sviluppo di cose che andavano provate in pista a Barcellona, sono state provate, hanno dato un punto di partenza e adesso devono essere evolute. Quindi vedremo tante modifiche, che sono le modifiche che avremo visto in qualunque anno di Formula 1. L'anno scorso è stato un anno un po' zoppo, perché molti team non ci volevano spendere soldi per quest'anno, quindi sicuramente torneremo a vedere grosse evoluzioni durante la stagione, nonostante il budget cap. Vedremo chi riuscirà a gestirlo meglio, o in maniera pulita o in maniera meno pulita, diciamo. Zone grigie. passando per un attimo invece al mercato piloti, sicuramente uno dei pochi trasferimenti più interessanti è quello di Russell alla Williams, che ha sostituito il non pensionato, ma bollito forse Bottas. Sarà curioso poi vedere come anche si relazionerà il giovane inglese verso l'altro inglese, Sir Lewis, nel caso in cui la Mercedes dovesse avere per le mani una vettura competitiva. Mi viene difficile da pensare che Russell possa fare in caso il Bottas della situazione. Magari potrebbe essere controproducente questo, potrebbe essere una patata difficile per Wolff gestire la cosa? Beh, diciamo questo, Russell farà di tutto per far vedere che è più veloce di Hamilton, cioè non penso che vada là per far vedere, per partecipare, che è giovane e ha di fronte il campione del mondo, o non di quell'anno, ma insomma, 7 volte campione del mondo. Quindi darà tutto se stesso per far vedere che è più veloce. E su questo io ci metto la mano sul fuoco. Gestibile e ingestibile, dipende poi, certamente è una situazione un po' più complicata per Wolff. Non sono più abituati dai tempi di Rosberg. No, ma non c'è più team che è abituato ad avere due galli, no? Un pollaio. Non c'è mai, non sono passati gli anni per quella roba lì. E quindi sarà più difficile, e anche per Hamilton, no? Sarà una sfida, certamente. Ma non so quanto poi possa ledere la sua, no, la sua caparbietà, la sua concentrazione, la sua volontà, no, di vincere l'ottavo mondiale. Molto più, diciamo, tranquilla la situazione di Verstappen, indipendentemente poi dalle vetture, eh? È chiaro che poi certo, il pilota più di tanto non può fare se la vettura non va. Molto più tranquilla la situazione di Verstappen, perché ha vinto un mondiale.
quindi non ha, cioè, molto più sereno, cioè, nel momento in cui un pilota vince un mondiale gli cambia un po', no? L'atteggiamento. Perché non si è appagato. No, non è il tipo da essere appagato, più che altro sarà più sereno, sarà più maturo, sarà più, diciamo, capirà meglio le situazioni. Parliamo di uno che legge la gara e sa guidare in maniera stratosferica, cioè io Verstappen lo metto ai livelli dei stratosferici piloti, quindi non, dalla parte sua c'è Perez che comunque è un bel, cioè, un bel signor pilota per dargli una mano, e quindi da quel punto di vista lì secondo me lo vedo meglio rispetto a un Hamilton. Beh, penso che Russell, intanto le prime gare saranno fondamentali, perché Hamilton non è eterno. Hamilton farà questa stagione e al massimo un'altra. Quindi Russell dovrà un po' lottare tra la voglia di emergere e sconfiggere in casa il campione e la voglia di dire ok, il campione è di passaggio, io sono il futuro della Mercedes. Quindi ci saranno un po' questi due, l'angioletto e il diavoletto, che gli diranno attacca Hamilton e stai buono. Però chiaramente i piloti dal più scarso al più forte della Formula 1, in cui scarso è modo di dire perché sono comunque dei fenomeni, sono lì per vincere. Soprattutto un ragazzo giovane come Russell non è andato lì per fare lo scendiletto del cavaliere, della regina di Hamilton. Quindi è ovvio che Russell vuole vincere. Bisognerà vedere come si svolgeranno i fatti, perché se Mercedes dovesse avere una vettura superiore, è possibile che gli dicano lotta. Se invece Mercedes dovesse andare a sfidarsi con Red Bull o Ferrari, e quindi ogni punto può essere fondamentale per il mondiale, a quel punto entreranno in ballo ordini di scuderia, che è qualcosa che nessuno di noi vuole vedere, però purtroppo vince chi fa più punti e non chi ha più onore a fine campionato. Continua a far parte del gioco. Un'ultima domanda per i nostri ospiti, visto appunto anche la stagnazione del mercato piloti, che ci sono sempre meno nuove facce, a parte l'appiedato Giovanazzi che ha dovuto far spazio al nuovo pilota con la valigia cinese, anche se se ne parla un gran bene delle sue capacità, si vocifera di un nuovo ingresso finalmente per quanto riguarda i team, del team Andretti, che dovrebbe essere, tra l'altro, da quello che si dice, motorizzato Renault in caso. Come vedete voi l'eventuale ingresso di un team del genere? Perché non siamo, vista il personaggio, vista l'esperienza di famiglia storica della famiglia Andretti, non dovremmo trovarci di nuovo in griglia con una Marussia piuttosto che con una HRT, piuttosto che con una scuderia, insomma, che abbiamo visto ultimamente. Una Caterham, ecco, non mi veniva il nome. Voi come lo giudicate? Un eventuale ingresso, un bene per la Formula 1, per l'appeal, per lo spettacolo, o potrebbe essere, come si dice da noi, la solita americanata? No, allora, ogni nuovo team è sempre un bene. Quello che secondo me dovrà essere e dovranno costringere, cioè per regolamento sportivo in questo caso, deve essere un costruttore, no? Se mi arrivi lì e mi fai un assemblatore, è chiaro che più di tanto non ti aspetti, perché cosa vuoi? Cioè, no? Cioè, secondo me l'esperienza AS per Andretti non, se devo dire la mia, non gliela permetteranno di fare, o perlomeno non è che porti più di tanto. Quindi, nel momento in cui lui arriva e costruisce un team, e che si costruisce la sua macchina, la sua gara del vento e ha il tutto, allora ha senso. Nello stesso tempo, nel momento che monti quello, cioè che formi tutto questo, ti passa la vita, nel senso che per raggiungere le prestazioni degli altri non è così banale. Quindi, non è facile per Andretti il prendere e entrare ed essere subito lì. Non è un monomarca ancora. Quando sarà una macchina molto monomarca, che mi sembra che si stia andando in quella direzione, allora sì, ma in questo momento, da una parte si vuole che sia un costruttore, e dall'altra parte, no, la prestazione non è così facile da ottenere. Auguri. Questo è quello che posso dire. Werner? Beh, come ha detto l'ingegner Mazzola, un nuovo team fa sempre piacere, però è anche vero che fosse stato Ford, Porsche,
che fosse entrato come costruttore ci avremmo creduto un po' di più, ma appunto Andretti sì, ha un impero di racing ma non costruisce vetture, e dovrà prendere il know-how a spizzichi e bocconi dai fuoriusciti, dagli altri team, riciclare personale che magari veniva dalla Formula Indy. È anche difficile portare il personale in America, anche perché la sede dovrebbe essere in parte in Inghilterra, in parte negli Stati Uniti, e chiaramente i tecnici tendono a muoversi molto in Inghilterra e poco all'estero, è un po' da noi, però in Emilia Romagna diciamo, però ecco, già negli Stati Uniti è un po' più difficile. Quindi sì, sicuramente un team in più farà piacere, ma non mi aspetto che possa andare a dar fastidio ai team di punta, cioè dovrebbe capitare veramente qualcosa di clamoroso perché Andretti possa andare a rompere le uova nel paniere di Ferrari, Mercedes e Red Bull. Può lottare con Haas, Alfa Romeo, Williams se la stagione va male per uno o bene per l'altro, però ecco, non è un grande costruttore che porta lustro, fa numero, il che è sempre positivo, però ci aspettavamo di meglio. Senz'altro l'idea che anche uno che non ha un impero dietro possa entrare in Formula 1 riporta un po' ai fasti dei garagisti, però siamo nel 2022 purtroppo, non sono gli anni 80. Esattamente. Per questa sera è tutto, ringrazio i nostri ospiti, l'ingegner Luigi Mazzola e l'ingegner Werner Quevedo. Mi raccomando di cliccare sulla campanella per iscrivervi al nostro canale, ci potete seguire su f1news.it, Facebook, Instagram. Un saluto a Marco Asfalto, co-conduttore, che stasera non è più con noi perché è febbricitante, ci rivedremo sicuramente con lui alla prossima puntata. Di nuovo grazie a chi è intervenuto, buonasera e buona cena a tutti. Buonasera a tutti.